Torta semplicissima con ciliegie fresche di stagione. La prima cosa che facciamo è denocciolare le ciliegie fresche. Andiamo a togliere, prima di tutto a lavarle, poi togliamo il gambo e andiamo a denocciolare un denocciolatore, in questo modo. Se non abbiamo un denocciolatore, ovviamente si deve spaccare la ciliegia e si toglie il nocciolo all'interno, e non viene la caratteristica di questa torta con la ciliegia intera all'interno. Andiamo a lavorare facilmente in un recipiente, mettiamo lo zucchero a velo, il burro a temperatura ambiente a pezzetti, andiamo a lavorare zucchero a velo e burro fino ad ottenere un composto unico. A questo punto aggiungiamo le uova. Giriamo il composto in questo modo. In questa fase di burro, zucchero e uova usiamo una frusta. A questo punto non fa niente che ci sono dei microgranuli di burro ed è normale. Inseriamo la panna. Giriamo il tutto. Adesso inseriamo lievito in polvere nella farina, uniamo il tutto, anche la vaniglia, e setacciamo il tutto e giriamo il tutto con una frusta. Mettiamo una parte delle ciliegie denocciolate all'interno . Vado a imburrare e infarinare una teglia da forno. Io ho usato questa con questo decoro a margherita e inserisco il composto all'interno. Andiamo a livellare con la spatola. Ho lasciato 5-6 ciliegie per metterle dove mancano, ovviamente le ho lasciate apposta. Ecco. Adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico, per circa 45-50 minuti. A torta ben fredda la andiamo a sformare. Io vado a lucidare con gelatina perché anche le torte secche vanno lucidate per mantenere l'umidità all'esterno. Ora il taglio. Io vado ad assaggiare questa stupenda torta piena di ciliegie. Il bello è che le ciliegie rilasciano il loro sugo giustamente in cottura con l'aiuto dello zucchero
e del burro io non ce la faccio, devo assaggiare. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi su tutte le mie pagine social, Simone Esposito Pasticciere. Alla prossima ricetta.